Anche in casa e K Crotone è tempo di presentazioni. Nella nuova sede della società c'è stato l'incontro con la stampa in vista della prossima stagione dopo aver ottenuto la promozione. È stato presentato il vertice societario con a capo il presidente Raffaele Bossi, il vice Gianluigi Lagamba, il direttore generale Antonio Basile, l'ufficio marketing gestito da Annalena Corica, il dirigente Francesco Torromino e l'area tecnica col nuovo direttore sportivo Davide Biagi e l'allenatore Francesco Maiolo, che guiderà anche quest'anno la squadra per il prossimo campionato di promozione. Questo è lo spirito, quello che abbiamo vissuto in queste due ore. Questa è l'EK, l'EK è fatta di ambizioni, l'EK è fatta anche di coinvolgere, come avete visto anche all'interno di questa sede, tanta gente che si avvicina all'EK Crotone. E quando io come presidente vedo una realtà come la nostra, che fino a qualche anno fa era solo un nome, mi porta solo, sono solo onorato e orgoglioso di quello che stiamo facendo, anzi mi aiuta anche ancora di più e mi stimola ancora di più a farla crescere questa società. Come siamo fatti noi, come io personalmente, che ho sempre usato nella vita, non mi accontento mai e quindi cercherò sempre di coinvolgere tante persone e soprattutto di cercare di portare questa squadra a delle categorie che penso che merita. Allora, più sale la categoria, più salgono le responsabilità, più sale l'impegno, però più cresce l'entusiasmo. Sì, come ho detto prima, per me è la prima volta come allenatore nel campionato di promozione, un campionato che comunque ho avuto la fortuna di conoscere da giocatore per aver giocato tantissimi anni. Sarà un campionato, come dicono in molti, un'eccellenza bis. È normale che la responsabilità è maggiore, però da parte mia l'impegno è sempre lo stesso. Io metto la professionalità e l'umiltà sempre al primo posto. Sono 8 i calciatori che hanno contribuito al salto di categoria, che vestiranno anche quest'anno la maglia dell'EK, ovvero Leto, Cimino, Bruno, Lonetto, Godano, Arabia, Scarriglia e Assisi, maglia ufficiale che è stata presentata alla stampa.